adesso i nostri amici Linda Cosenza e Sandra Morgante ci racconteranno un pochettino più nel dettaglio il progetto che si sta completando sul primo tassello, che era quello della locanda dei maschi, di cui abbiamo riassunto brevemente le cose all'inizio, e ci racconta un po' come è articolato e come si pensa di far partire questa attività di progetto che potrà. Prego. Allora, buongiorno a tutti, io sono Alessandro Morgante e mi occupo come direttore scientifico di questo progetto. E la mia specializzazione è nello studio delle farfalle e dei loro rapporti ambientali, quindi il mio intervento insieme a quello della dottoressa Cosenza sarà quello di mostrarvi ciò che vogliamo mostrare all'interno del giardino delle farfalle, cioè come vogliamo attirare le farfalle e quali parti del ciclo vitale delle farfalle pensiamo di inserire come fruizione pubblica. Allora, scusate, allora, finora ci siamo occupati di farfalle ma non abbiamo raccontato di cosa si tratta. Innanzitutto, nel regno animale ci sono 1.680.000 specie. Di queste circa la metà sono insetti e di queste 160.000 sono farfalle. Farfalle e falene. Per farfalle intendiamo le diurne, per falene le notturne, anche se è una distinzione di comodo perché esistono farfalle che volano a orari crepuscolari e falene che volano di giorno. Il nome più utilizzato scientificamente di lepidotteri fa riferimento alle piccole squame o scaglie ovali che ricoprono le ali di questi insetti, che sono disposte come le tegole di un tetto, praticamente sono dei peli modificati a formare una copertura che porta la colorazione sia fisica che chimica che notiamo sulle ali delle farfalle. La vastissima biodiversità che offre questo gruppo di insetti può essere mostrata così con una rassegna di colori e forme tra le più disparate ed è secondo solamente a quello della classe, all'ordine dei coleotteri nella classe degli insetti. Quello che ci preme trasmettere con un progetto di educazione ambientale oltre che di conservazione è proprio il ciclo vitale di una farfalla, quello di cui oggi vorrei parlarvi, ed è importante fare breccia nei cuori dei bambini perché saranno i futuri adulti delle nostre generazioni a venire. Tutto quello che osserveremo all'interno del giardino sono i normali step di quello che è il ciclo vitale di una farfalla, a partire dal corteggiamento, l'accoppiamento, la deposizione delle uova sulla pianta ospite, lo sviluppo larvale, la metamorfosi e nutrimento sui fiori. Iniziamo con il corteggiamento e l'accoppiamento e questo potrà essere facilmente osservato in aree riparate dal vento disposte all'interno del giardino in cui le farfalle si nutriranno sui fiori e se sarete fortunati durante le visite guidate potremo anche assistere ad un accoppiamento in diretta. Pochi sanno che le farfalle nell'arco della giornata si dedicano realmente come tempo diciamo impiegato pochissimo alla nutrizione, veramente pochi minuti, da quando si svegliano al mattino, quando sorge il sole, a quando si riposano sotto qualche foglia di pianta al calare del sole, l'85% delle loro attività è la ricerca del partner e l'accoppiamento. L'accoppiamento tra farfalle può durare anche 4 ore. Quindi i lepidotteri fondamentalmente sì, ci offrono un modello di vita particolare. Allora, la deposizione delle uova è una fase fondamentale perché le specie di farfalle che noi vogliamo attirare all'interno della locanda dei maschi con le piante ospiti devono essere piante della flora autoctona e il modello di deposizione di ogni singola specie deve essere conosciuto. E qui entra in gioco il mio ruolo, che è quello di saper allevare specie locali e conoscere tutti gli step del loro sviluppo. Ma
foto simpatica di un gruppo di macarone, come farfalla tipica che può essere mostrata, che forse molti di voi nella vostra gioventù hanno visto nell'infanzia. Questo particolare bruco ha una caratteristica che, per difendersi dai predatori, che spesso sono uccelli, estroflette un organo particolare a forma di Y, chiamato osmeterio, che produce un odore sgradevole. Questo odore sgradevole il bruco lo acquisisce mangiando le furano-cumarine delle apiacee di cui si nutre, cioè le ombrellifere, finocchio, carota e simili. E quindi il bruco acquisisce le tossine della pianta e le utilizza per difesa contro i predatori. E questa è una fase del comportamento della larva che può essere osservato facilmente anche solo avvicinandosi e soffiandogli sul capo. L'incrisalitamento o l'incubamento è la fase più delicata del ciclo vitale delle farfalle, perché in questo stadio di crescenza le farfalle sono vittima di predatori, parassiti, parassitoidi, funghi e agenti atmosferici. Quindi sarà nostra cura approntare una nursery, una casetta in legno costruita appositamente per monitorare che lo sviluppo vada per il verso giusto e soprattutto tenere sotto controllo tutte le minacce che possono andare a danneggiare lo sviluppo. Lo sfarfallamento sarà una delle fasi che vorremmo mostrare ai bambini delle scuole che verranno a fare le visite guidate, e sarà una fase particolarmente affascinante da mostrare, perché avviene in momenti particolari della giornata. Sono fondamentali la temperatura dell'aria e l'umidità relativa, e quindi dovremo organizzare il tutto con degli orari che facilitino questo, addirittura forse prima dell'apertura delle scuole o magari in ore pomeridiane. Questo poi lo vedremo al momento. Il comportamento alimentare fondamentalmente al 30-35% è costituito dai nettari fiorali. Ma le farfalle si nutrono, come abbiamo visto prima, addirittura di lacrime di coccodrillo. Io questo non l'avevo mai sentito e ringrazio l'intervento precedente. E comunque, avendo un apparato di nutrizione di tipo lambente e succhiatore, fondamentalmente hanno una cannuccia rotolata sotto la bocca. Quindi le farfalle srotolano questa cannuccia e riescono a suggere tutto ciò che è disciolto o in soluzione, che può essere una soluzione zuccherina con i nettari fiorali, o una soluzione salina come possono essere le lacrime, come possono essere delle piccole pozzanghere sul suolo. Questo perché le farfalle, oltre agli zuccheri, necessitano di sali minerali e amminoacidi che assumono dall'ambiente. Il perché del giardino nasce dall'idea di riportare in città, come abbiamo detto, abbiamo sentito negli interventi precedenti, fondamentalmente animali che ormai tendiamo a rischiare di non vedere più. I nostri figli e generazioni future potrebbero rischiare di vivere senza aver mai visto il volo di una farfalla, perlomeno in città. E questo è un fatto etico di fondamentale importanza. Oggi l'inquinamento, l'utilizzo di prodotti chimici, la certificazione mettono in pericolo la vita delle farfalle, le quali costituiscono un patrimonio inestimabile per tutti noi e che deve essere salvaguardato, così come tutto il resto della biodiversità. Le finalità del giardino delle farfalle sono la conservazione in situ, cioè tutelare le farfalle locali ed aiutare le specie del luogo, riqualificando l'ambiente naturale ed aumentando così il numero di esemplari di una stessa specie. Cioè, quello che noi vogliamo fare è offrire un bed and breakfast alle farfalle, di cui io, più che ricercatore, voglio fare da portavoce, e avendole osservate per una ventina di anni sul campo, posso dirvi che attirare le farfalle non è difficile. Farle riprodurre non è assolutamente difficile. Quello che è difficile è convincere gli enti locali e comunicare alla popolazione che è importante questo, perché insieme alle api, i coati vanno per l'impollinazione, sono fondamentali, ma occupano una fitta rete di relazioni complessissime nella natura, che vanno dalla deposizione allo sfarfallamento e sono importantissime per l'ambiente. Sono un tassello fondamentale. Come ho detto prima, più della metà degli organismi viventi del regno animale sono invertebrati. Di questi 950.000 sono insetti. È un numero altissimo, noi corrispondiamo a una specie di questo 1.680.000. L'educazione ambientale
come mostra l'immagine un po' romantica, se vogliamo, deve assolutamente far breccia sui bambini, perché saranno i futuri adulti. E io personalmente ho iniziato ad avvicinarmi alle farfalle che facevo le scuole medie. Andavo in giro, raccattavo uova, le portavo a casa, le allevavo e poi ho continuato a fare questo fino all'università. Oggi mi occupo di monitoraggio ambientale, di stima e censimento delle popolazioni. Ho il mio giardino attrezzato appositamente per attirare le farfalle, io vivo a Ciampino, quindi vedere le farfalle è un evento raro e inaspettato. E la fortuna è che questo può essere riprodotto in serie. Basterà dare delle piccole nozioni, neanche troppo complicate dal punto di vista scientifico, e riusciremo a creare una rete di giardini all'interno della nostra città per permettere alle farfalle di posarsi e riprodursi indisturbate. Come piccola riflessione finale, qui lascio la parola a Zacore: la farfalla non conta i mesi ma gli attimi, fa che la tua vita danzi sui bordi del tempo come rugiada sulla punta di una foglia. Grazie.